Semene è un'associazione che è nata prima nella testa di me e del mio amico Pietro Fois. Entrambi già da anni lavoravamo come professionisti in un'ottica, insomma, legata molto al territorio, alla sovranità alimentare, ai piccoli agricoltori e allevatori, al produrre il cibo localmente. Per un motivo fondamentale, perché da anni lavoravo appunto con i contadini biologici e avevamo costruito un buon sistema di sovranità alimentare dove si produceva quasi tutto, però dicevo, manca il grano, che comunque è la base della nostra alimentazione. Abbiamo deciso appunto di tirare su questa associazione, abbiamo fatto quasi 80-90 soci in giro di 2-3 mesi. L'idea che mi è piaciuta molto è quella di avere un mulino comunitario. E una buona parte di questi soci hanno messo una quota supplementare acquistando il mulino. Quindi questo mulino che si vede qua è di 70 persone. E alcuni soci volontari hanno fatto i mugnai, hanno macinato il grano e i soci si portavano via 20 kg di farina dilazionati durante l'anno. Una cosa semplice, ma allo stesso tempo potente, perché era concreta e entrava nella pancia delle persone, contemporaneamente anche nel cuore. Noi compriamo il seme biologico sicuro, perché sappiamo dove andare a prendere, lo maciniamo e venite a prendere la farina, ci date una mano quando potete e intanto cambiate parte della farina che usate a casa, ed è questa, quella che toccate, quella che, di cui sentite il profumo, che vedete macinare qua, e soprattutto gliel'abbiamo pagato al prezzo che ci ha chiesto. Quindi questa è un'altra base fondante dell'associazione: pagare ai piccoli agricoltori il prezzo che chiedono. Un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo seminato il grano, piccoli campi per appunto far entrare la gente nell'atmosfera completa, e quindi parte di questo seme l'abbiamo seminato a mano, così abbiamo rinsegnato la gente a seminare a mano, ce lo siamo fatti insegnare da vecchi agricoltori. Secondo me ha riportato la parola grano e coltivazione del grano qui a Nuoro, che è da 70 anni che non si vede una spiga di grano. Quindi questo fatto di poter avere una farina coltivata qua ha avuto un'ottima risposta. Siamo partiti dal grano Cappelli, che è un grano ottimo, però stiamo anche lavorando sul recuperare gli antichi grani sardi, ne abbiamo già recuperato diversi. L'ultima cosa per cui abbiamo fatto questa associazione era quello di dire agli allevatori: lasciate un po' di pecora e fate un po' di grano, perché così vi fate la vostra farina con cui fate il pane carasau e vi fate magari un'integrazione di reddito, visto che il prezzo del latte è bassissimo. Semene ha lanciato proprio questo messaggio, cioè fate questa cosa ma facciamola anche diventare economia. Ecco infatti che appunto alcuni soci di Semene hanno poi voluto fare questa cooperativa Mulino, che è stata costituita e che farà nascere un mulino anche più grosso di questo. Da qualche anno avevamo pensato appunto di dare vita a quello che poi era il progetto reale di Semene, far nascere del lavoro sia con il mulino e poi sia successivamente con la coltivazione del grano. Noi ci occuperemo appunto della molitura di grano, sia duro che tenero, possibilmente prodotto nella zona di Nuoro, quindi nella Barbagia, e poi in generale in Sardegna. Avremo delle macchine piuttosto semplici, tuttavia tecnologicamente molto avanzate, che ci permetteranno di ottenere un'ottima farina, e poi questa farina non solo verrà venduta nel nostro spaccio, ma vorremmo proporla anche a tutti gli operatori del settore alimentare che si trovano nella zona di Nuoro. Naturalmente il nostro scopo sarà mettere a disposizione la macina anche a disposizione di chi semplicemente si voglia coltivare un suo piccolo pezzo di terreno con grano e poi prodursi la farina che utilizza in casa. Quindi l'idea di ricoltivare il grano e quindi riappropriarci di una cosa base della nostra alimentazione, ma anche ricostruire sovranità alimentare e relazioni umane. Il
La mia che cambia è un concetto che si sta realizzando piano piano, perché è una rivoluzione enorme, però alla fine io penso non ci vorrà ancora tanto tempo, perché si arrivi veramente a dei cambiamenti enormi in tutto quanto il nostro stile di vita. Per me Italia che cambia è questa, piccole realtà come la nostra, piccoli agricoltori che cercano di aiutarsi a vicenda, piccoli che si mettono insieme, che creano comunità e che si coltivano il cibo in ogni posto dove si abita. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.